amici, un saluto al vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Oggi facciamo la classifica dei 5 esercizi che mi piacciono di più. Come al solito vi dico, queste sono classifiche molto personali, quindi iniziate da me, non mi interessa, sono le mie, i miei esercizi, quelli che preferisco io. Faremo anche quelli peggiori che non digerisco, quindi sono cose personali. A me può piacere un esercizio, un altro può piacere un altro, quindi non bisogna stare sempre a rompere le balle. 5 esercizi che io adoro sostanzialmente e che mi piace effettuare in palestra, quelli che preferisco di più secondo i miei gusti. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like. Allora, al quinto posto mettiamo un esercizio che mi piace particolarmente ed è il push down, praticamente i tricipiti al cavo. È un esercizio che mi piace perché mi fa sentire tutto il braccio inondato di sangue, tutto il braccio diciamo in movimento. Io poi effettuo anche la contrazione quando scendo. È un esercizio che, essendo effettuato al cavo, permette al corpo e soprattutto al muscolo interessato di essere sempre in tensione, quindi mi piace tanto. È un esercizio che ho fatto veramente tanto nella mia vita, accoppiato chiaramente al French press, e mi ha aiutato ad avere dei tricipiti ottimi. Quindi devo dire, mi piace l'esecuzione, io lo eseguo con i gomiti stretti, cerco di fare l'esecuzione migliore possibile, e devo dire mi ha dato grandi risultati nei mesi, negli anni. È un esercizio che, anche per quello che sono le sensazioni che ti dà, a me piace veramente tanto. Quindi al quinto posto metto questo esercizio, che serve per ingrandire, migliorare il tricipite, e lo faccio in definizione, in massa, lo metto un po' in tutti gli allenamenti, perché diciamo che si può sfruttare e utilizzare in tutte le situazioni. Al quarto posto ci mettiamo i bicipiti col bilanciere. Beh raga, altro esercizio bello. Fare bicipiti col bilanciere è una goduria. È una goduria perché ti fa sentire tutto il bicipite in contrazione, ma soprattutto ti aiuta a equilibrare tutto il corpo, perché se voi lo fate bene e bloccate il corpo, non fate questi movimenti folli, è un esercizio che fa veramente tanto bene. Chiaramente la gente stupidamente pensa che il bicipite sia la parte più grande del braccio. Non è così, il bicipite è la parte più piccola. Il tricipite è la parte più grande del braccio e dopo è la grandezza del braccio, però è bello. Sia farlo col bilanciere, farlo anche ai cavi è molto bello. In fase di definizione, quando lo fate al cavo, sentite i bicipiti tirare da pazzi. È un esercizio bello, è un esercizio che ti fa sentire il corpo molto coinvolto in quello che stai facendo, ti aiuta nell'equilibrio, perché se rimani fermo, metti un buon peso e riesci a gestirlo bene, è un esercizio che ti dà tanto tanto anche a livello di equilibrio. Terzo posto, mettiamo le alzate laterali. Sì, è un esercizio che io adoro, perché è un esercizio di cui ho abusato negli anni. In che senso? Allora, punto primo, io avevo le spalle molto strette e per farle allargare tanto ho dovuto fare molte alzate laterali. Le ho privilegiate anche al military press. Ho fatto 1000 esecuzioni diverse, le facevo in piedi, seduto, un braccio solo per volta. Poi ho imparato la tecnica, perché anche quando andai a Roma, vidi Ronnie Coleman, alcuni che le facevano in una maniera particolare, e mi resi conto che le alzate laterali si facevano col braccio così e non col braccio così. Sale prima il gomito e dopo il peso. Ho fatto dei video sul canale sull'argomento, andatelo a vedere, perché se fate questa esecuzione perfetta, ragazzi, avrete i massimi risultati. Non a caso io, da ragazzetto secco, alto, con le spalle strette, sono riuscito a diventare uno con le spalle molto più larghe. È stata veramente una figata. Esercizio bello, esercizio che, ripeto, una volta che impari la tecnica di esecuzione giusta, ti dai risultati continuamente, tanto da poterti far dire: sto riuscendo a ottenere grandi cose. Anche qui c'è tanto equilibrio. Quando le fate da seduti vi rendete conto anche di quanto è duro, perché da seduti è ancora più difficile l'esercizio. Mi ricordo Pietro Taricone, facevi 7 tripli, 7 ripetizioni scalando il peso in rapida velocità. Mi piace, un esercizio che adoro, mi ha dato grandi risultati e continuerò a fare sempre. Secondo posto. Secondo posto, un esercizio che probabilmente tutti metterete nella vostra classifica degli esercizi top, ovvero la panca orizzontale. La panca orizzontale è il primo metro di paragone per misurare la forza di un atleta. Chi fa la panca sta sempre a pensare: ti ho messo 20 kg, 30 kg. E mi ricordo i primi 2 anni di palestra che non riuscivo a mettere mai più di una 60ina di chili di panca orizzontale. Mi dava fastidio perché avevo amici che facevano 100 kg.
Poi dal terzo anno che mi mise a allenarmi veramente sul serio, ragazzi, sono riuscito ad arrivare subito a 17 anni a fare 130 kg di panca orizzontale e là mi ha dato una goduria enorme. La panca è un esercizio bello perché coinvolge praticamente tutto il corpo a parte le gambe, tutta la parte superiore del corpo è coinvolta, i dorsali un po' di meno chiaramente, ma sono comunque coinvolti. Un esercizio che innanzitutto ti fa sentire ipergonfio il petto, lavora su tanti muscoli, micromuscoli, microsettori muscolari, ma poi essendo che ti aiuta a sviluppare anche molto la forza e con la panca capisci spesso quanto la tua forza sta crescendo. È un esercizio figo, veramente bello e ripeto, avere la forza nella panca orizzontale è la cosa più bella e probabilmente la prima cosa che ti chiedo, quanto fai di panca orizzontale? Avete visto, quest'anno da solo a casa 110 kg abbiamo fatto. Con un aiuto anche ora sto sempre sui 120 kg di sollevamento, un esercizio che mi piace. Che mi ha sempre stimolato la mente per cercare di superare i miei limiti. Bello veramente, ve lo consiglio, massa, definizione, sempre utile, esercizio completissimo. Ci sono delle varianti con i manubri, c'è anche la pectoral che è una panca orizzontale da in piedi, però io preferisco la panca tradizionale, anzi, quella col bilanciere libero, come quella che avevo in palestra io, è ancora migliore. Primo esercizio, ragazzi, lo so che molti non saranno d'accordo, oppure non mi interessa, però è il mio preferito, sono i bicipiti alternati con i manubri. Allora, ragazzi, bicipiti alternati con i manubri sono il mio esercizio preferito perché innanzitutto ho sempre caricato pesi stratosferici. Io sono arrivato a farli anche con 26-28 kg per manubrio, 4-6 ripetizioni fatte bene. Ci vuole grande equilibrio e per stare in piedi e non aiutarti troppo col corpo e perché ogni... non faccio quelli insieme, io parlo dei alternati uno alla volta. Quindi fate un braccio, scendete, fate un altro, ci vuole anche equilibrio, ci vuole precisione in quello che si sta facendo, ma è un esercizio che a livello fisico ti fa provare emozioni uniche. Poi lo puoi fare anche da seduto, chiaramente, però sempre in maniera alternata, non quelli là insieme. Devo dirvi che è un esercizio che adoro, mi ha dato sempre grandi risultati, mi piace proprio vedere il mio fisico davanti allo specchio mentre eseguo questo esercizio, quanto è bello, si plasma, proprio sembra che tutti i muscoli si allarghino. È uno degli esercizi, cioè l'esercizio che più mi dà gusto ed effettuare perché sento le braccia che lavorano, sento il corpo tirato nella totalità. Mi dà gusto anche perché, ripeto, è un esercizio che ti fa diventare bello davanti allo specchio. Se c'è un po' di muscolo e ti metti a fare i bicipiti col bilanciere davanti allo specchio, vedi tutto il corpo gonfio e ti esalta anche un po' questa cosa, dai, diciamo così. Quindi. Questi sono i miei 5 esercizi preferiti. Faremo la top 5 degli esercizi che odio di più, e ce ne sarebbero tantissimi. Se volete, ragazzi, sotto i commenti potete fare anche la vostra top 5, non scrivendo sbagliate, giusto. I miei esercizi preferiti sono questi, li scrivete. Io sarò contentissimo di leggerli. Ciao, aglio!